ha, come dire, evocato il direttore artistico di questa edizione del festival, come altre, il principe Metternich, l'uomo della restaurazione, e quest'uomo, signori, è qui, Pippo Baudo, entri con la sua musica, vabbè, Pippo Baudo da Militello, il direttore artistico, l'unico grande uomo che è nato prima di Sanremo, o meglio, Sanremo è nato prima di lui, non si è mai capito. Pippo non mi stringe la mano a me, praticamente non mi vede. Stringiamoci la mano anche tra di noi. Sì, appunto, no, ecco qua. È arrivato Pippo Baudo, è chiaro che la temperatura sale, ci sono ovviamente anche l'applauso del pubblico, lo zoccolo duro di Rai 1. Grazie, grazie. Qui ci sono alcuni dei cantanti che sono stati indicati da te e adesso cominciamo a parlare. Lei, Baudo, è già stato promosso da Mughini, però credo che Mughini, essendo siciliano, ha una simpatia particolare per lei. Quindi vorrei sentire qualcun altro che magari ha un punto di vista assolutamente opposto. Vogliamo partire con la prima linea delle solite firme che spesso benedicono il festival. Io andrei dalla signora Venegoni, ecco, che abbiamo detto prima, oggi compie quest'anno 25 anni di carriera qui a Sanremo, quindi gelatieri, la signora Venegoni è qui, ecco che corre velocissimo, si vede anche la sua virilità, prego si accomodi e vada dalla signora Venegoni, bravo. Signora Venegoni, lei la pensa come Mughini oppure ha qualche punto di vista tutto opposto? No, a me è piaciuto, devo dire, si sentiva un po' il bisogno di tornare a una cosa così, è strano, ma è una specie di memoria storica che abbiamo, che il festival deve essere fatto in questo modo. L'anno scorso mi sono molto annoiata e un po' depressa. La cosa che proprio non mi è piaciuta è stata la parentesi comica, che ho trovato troppo lunga. Leggi caso Cornacchione, l'avrei tagliato. E poi secondo me lui non è adatto per uno spettacolo come questo. Lo vedo più off. Questo è il mio parere. No, probabilmente più adatto ai Pippo, difenda la categoria. Pippo. No, probabilmente più adatto ai piccoli palcoscenici. E il pezzo nella seconda parte aveva una certa lunghezza, quindi 5 minuti in meno sarebbero stati giusti. Infatti, dovendo fare un secondo intervento, l'abbiamo apposta tagliato, perché eravamo andati fuori con i tempi e poi non si giustificava, perché l'intervallo comico, come ho sostenuto io quando vi ho presentato questo spettacolo, deve essere breve. Cioè, la bontà delle canzoni di quest'anno suggeriva e suggerisce una impaginazione che sia preferibilmente indirizzata verso le canzoni. E quindi la parte comica deve essere asciutta, breve e chiarissimo, sintetica. Chiarissimo. E poi mi sono accorta che gli anni del berlusconismo, gli anni che sono del governo che è finito, ci hanno disabituati ai comici. Io non ero più abituata a ridere. Sì. Mi sembra una bella battuta, mentre invece io, che ho visto la trasmissione, ma ho visto anche in bassa frequenza ieri le prove, ho trovato nella bassa frequenza un'immagine che pensavo fosse una prova di un numero che questa sera avremmo visto. Forse mi è sfuggito perché non ho visto l'intera trasmissione, però io vorrei far vedere questa immagine delle prove e farla commentare direttamente da Pippo Baudo. Fusi, mandi in onda quell'immagine pazzesca che abbiamo pizzicato ieri. Guardate. Guardate cosa succede. Si guardano, lei è la più amata dagli svizzeri, lui apre la bocca e tracca il bacio come con la Littizzetto. Questo bacio che cosa significa, Pippo? E perché? Sei rimasto di merda, No, perché nessuno pensava che avessimo pizzicato il bacio. Tu li baci tutti ormai, Cos'è successo lì? È stato un bacio affettuoso, dai. Beh, lo so, ho visto la bocca che si è aperta lì, attenzione. Ma insomma... È vero che sei single ormai, però insomma... La forza dei sensi vince. Lo so, sei sempre un uomo, Come sempre. Lo dico, è sempre un uomo, anche se... No, che poi tra l'altro questo è veramente l'anno di Pippo Baudo. Io vorrei spezzare una lancia perché il 7, noi dello spettacolo siamo abbastanza scaramantici, e anche Pippo lo è. Il 7 è il suo numero. Sì. Questa è la 57esima edizione. È cominciato il 27, poi non so se c'è qualche altro. Sono nato il 7 giugno. Il 7 giugno, il tuo 7:40 com'è? Lo faccio. Lo fai. La mia preoccupazione, quando ho letto il tuo cachet,
che peraltro io difendo, perché se te li danno è perché te li meriti, certo, e perché probabilmente ne fai guadagnare altrettanti alla RAI, ho detto chissà Katia Ricciarelli, dice perfetto, alimenti per tutta la vita, no? Ma e invece no, devi rassicurare che poi le tasse, poi non sono queste le cifre. Professione di miseria devo fare. Esatto, comunque insomma te li meriti, mi sembra che sei partito, grazie, con grazie, il piede giusto. Vorrei andare...